da un po' di tempo che non facciamo un podcast. Che in realtà è ieri, però non era venuto troppo bene, quindi lo riregistriamo. E quindi bentornati su Funzione Animazione. Io sono Cinzia. E io sono Fabio. E quest'oggi parliamo di Onward, l'ultimo film uscito della Pixar, o anche detto l'unico film uscito nel 2020. D'animazione praticamente sì. Vogliamo parlare di questo film anche perché comunque alla WeConference di quest'anno, che sarà dal 19 al 23 ottobre a Torino, sarà presente il direttore alla fotografia di Onward, ovvero Sharon Callahan. Sì, Sharon Callahan è stata il direttore della fotografia di Pixar praticamente dai tempi di Toy Story. Toy Story non era proprio direttore della fotografia, ma perché forse non ce ne avevano proprio uno No, dedicato, forse non era così però si era centrale. occupata già delle luci in quell'occasione lì, e poi è stata direttore della fotografia per A Bug's Life, Toy Story 2, Alla ricerca di Nemo, Ratatouille, Cars 2 e poi In viaggio con Arlo. E in Onward, come nei film precedenti, si è occupata principalmente della luce e del colore. Mentre per quanto riguarda più la camera e i movimenti di camera, il direttore della fotografia è Adam Habib. E quindi a ViewConference ci sarà Sharon Callahan, che noi speriamo di incontrare, speriamo che ci sia fisicamente alla conferenza e speriamo quindi di potervi portare un'intervista. Esatto, quindi direi che possiamo partire. Avremo come consueto la parte no spoiler all'inizio per poi andare full spoiler sul finale. E direi di partire da quello che anche nel primo teaser trailer che avevamo visto ci aveva incuriosito di più, ovvero l'ambientazione, questo concetto per il quale un mondo in cui la magia e fondamentalmente l'ambiente fantasy esiste, ma che diciamo viene soppiantato pian piano da quella che è la tecnologia che noi oggi conosciamo, quindi l'elettricità, la comunicazione, i cellulari, le macchine, i trasporti, eccetera, eccetera. Ed è diciamo un'idea che in realtà è molto forte e che rende alla fine questo film più particolare del solito. Sì, perché la magia è stata rimpiazzata, diciamo, dalla tecnologia in quanto la magia era difficile da controllare, quindi certe persone, elfi, troll, maghi, Sì, un po' di tutto. chiunque ci riuscivano di più, altri ci riuscivano di meno, ed è stata poi introdotta la tecnologia che semplificava, diciamo, la vita a tutti. Quindi il concetto è che sono diventati tutti molto più pigri, la magia è stata un po' dimenticata, se non relegata soltanto in giochi di ruolo e libri per i fan più accaniti del passato, però non viene più utilizzata e praticata nel mondo odierno. Sì, perché bisogna avere un dono per poter utilizzare la magia, oltre che avere poi l'abilità per saperla controllare. Dono di cui il nostro Ian, il protagonista del film, uno dei due in realtà protagonisti del film, è dotato. E in realtà, da questo punto di vista, l'ambientazione idealmente è molto interessante, non è stata forse sviluppata nel migliore dei modi. Nel senso, all'interno dell'ambientazione c'è tutto lo spettro fondamentalmente che finora si è visto nei classici film fantasy, quindi ci sono appunto elfi, nani, sirene, c'è di tutto e di più, unicorni, Unicorni. e la trasformazione che subiscono è estremamente interessante da esplorare, però forse appunto non è stata approfondita più di tanto, nel senso che quello che si notava in un film come Zootopia è il fatto che essendoci una così grande variazione di forme e dimensioni tra gli abitanti, perché c'erano dai criceti alle giraffe, anche in questo caso si va dalle fatine agli orchi, ai centauri. Però, vedendo il film, si ha come l'impressione che il processo che è stato usato è quello di prendere la tecnologia nostra che usiamo noi esseri umani in questo mondo e buttarla, tra virgolette, nel mondo fantasy così com'è, senza avere particolari modifiche rispetto a quella che poteva essere la progettazione del design, della tecnologia per adattarsi comunque alle necessità e alle dimensioni dei vari personaggi. Infatti, le fatine devono guidare moto a dimensione normale e nonostante sia bellissimo vedere 12 fate che collaborano in modo incredibile per far andare una motocicletta, fa
fa anche un po' strano che non abbiano motociclette della loro dimensione. Non è che abbia molto senso questa cosa, così come il centauro poliziotto non abbia la macchina fatta perché lui ci possa entrare comodamente, ma è una normale utilitaria come quelle di tutti i giorni. Sì, diciamo che hanno preso la tecnologia nostra e l'hanno messa in mano a elfi, fate, sì, e hanno reso gli unicorni delle specie di procioni infestatori, però sì, sì, esatto, per il resto non hanno... Sì, le case sono fatte a forma di fungo, però non hanno elaborato troppo la tecnologia come in teoria sarebbe dovuto essere, sì, in un mondo in cui è nata. Da elfi, troll, maghi, esatto, eccetera. È un po' anche come Monsters & Co, dove ci sono case grandi, ci sono case piccole a seconda della dimensione proprio dei mostri. Sì, poi c'è il mostro che viene risucchiato dalle grate perché ci passa sempre sì, esatto, sopra, quindi non è una città a forma di tutti, però comunque sì, c'è la macchina piccola, la macchina grande, la macchina gigantesca. Esatto, esatto. E diciamo che la magia rimane anche un po' a contesto, non... sì, fa parte della trama perché comunque i protagonisti la usano per procedere nella loro quest, però comunque viene un po' usata come riempitivo, come per aggiungere delle reference, dei riferimenti, strizzare l'occhio ai fan del fantasy e dei giochi di ruolo. Però in un mondo in cui c'è effettivamente la magia, la trama poteva svilupparsi in un modo forse anche un po' più potente rispetto, certo, a come è stato. Certo, anche perché comunque diciamo che è una magia un po', diciamo, comune. Non ha un segno particolare, non è una magia che è differente da quella di Harry Potter, non è una magia che ha una propria personalità. È la magia del più comune dei tipi che ci possiamo immaginare, voglio dire. Sì, fare hai scintille, il bastone magico, esatto, pronunci le formule e ottieni quello che vuoi, se ti concentri abbastanza sull'incantesimo che stai dicendo. Sì, esatto. Non è qualcosa che può, diciamo, esplorarsi e andare a fondo in quello che magari poteva essere fatto. Sì, il sistema magico non è nulla di particolare e appunto la magia viene utilizzata per simboleggiare scopi anche abbastanza base, come quello di far crescere la tanica della benzina, far levitare degli oggetti, ingrandire patatine per viaggiarci sopra su un fiume. Insomma, il punto è che sì, servono a superare determinati ostacoli, ma non è che se non ci fosse stata la magia questi ostacoli sarebbero stati impossibili da superare. La magia, diciamo, che funge un po' più da simbolo per far vedere la crescita del personaggio, per il fatto che più prende confidenza con la magia, in realtà più diventa sicuro di se stesso, perché comunque per utilizzare la magia devi concentrarti, devi credere in te, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che diventa una cosa un po' secondaria in un mondo in realtà che ci viene venduto nei primi 5 minuti come un mondo in cui c'era la meraviglia e la magia. Sì, il viaggio che fanno è molto più introspettivo piuttosto che una reale avventura in un mondo fantasy. Sì, forse anche rimuovendo tutta quella parte che di cui per esempio io vado assolutamente pazzo, che è quella di sottotrama e di struttura proprio di come funziona la magia, quindi le gemme, perché funzionano così, perché ti serve una gemma piuttosto che no, che quanto ti stanca poter usare un incantesimo, eccetera eccetera. Quindi diciamo che manca anche tutta questa struttura sul come funzionano effettivamente queste cose. Sì, assolutamente. E passerei quindi a introdurre un po' la trama. Quindi abbiamo già detto che i due protagonisti sono Ian e Barley e sono due fratelli elfi che hanno perso il padre quando erano molto piccoli. Il film è ambientato nel giorno del compleanno di Ian, dove compie i suoi 16 anni. In occasione di questo compleanno, il padre aveva chiesto alla madre di lasciare ai due figli praticamente un bastone magico, una pietra della Fenice e un incantesimo che servirà per riportare il padre sulla terra per 24 ore in modo da poter conoscere i figli.
Il fratello maggiore si chiama Barley e il fratello minore si chiama Ian. Barley è un personaggio molto estroverso, che confida in se stesso e che è molto appassionato di questo mondo magico, quindi colleziona tutte le carte, gioca i giochi di ruolo. Lo definirei un nerd molto convinto. Sì, 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 sì. Conosce praticamente tutti gli incantesimi, ha il libro, se l'è studiato tutto. Sì, sì, sì. Però non ha il dono della magia. Invece Ian, che è un fratello minore ed è molto più introverso, insicuro di sé, non sa ancora qual è bene il suo posto nel mondo e desidera ardentemente incontrare il padre, ha invece il dono. Quindi Barley all'inizio prova a fare l'incantesimo perché si sente, diciamo, a suo agio con la magia, ma non ci riesce. E poi ci prova Ian e quindi si scopre che ha il dono della magia, però l'incantesimo non riesce fino in fondo perché la gemma della Fenice si rompe e quindi il padre rimane a metà. Proprio a metà. Quindi ci sono solo le gambe del padre e i due fratelli devono partire in questa quest per la ricerca di un'altra pietra della Fenice per poter completare l'incantesimo e poter incontrare quindi un padre completo, ecco. Sì, quindi si trasforma, diciamo, in un road movie, molto road movie, che è anche contro il tempo perché comunque loro hanno 24 ore e più tempo passano a cercare la gemma e meno tempo passeranno con loro padre. Loro padre che è tagliato a metà così, a me è piaciuto da subito, cioè l'ho trovato proprio fantastico, al di là del fatto che non avevamo visto gli ultimi trailer, noi avevamo visto solo il teaser, quindi a noi ha colto proprio di sorpresa il fatto che fosse tagliato così brutalmente a metà, ed è stata veramente una bella cosa, nel senso che fornisce da una parte, dal punto di vista dell'animazione, una cosa molto divertente con cui giocare, perché effettivamente un personaggio con solo le gambe è raro da incontrare, soprattutto da animare in modo così approfondito, dovendone anche comunque praticamente mostrare dei sentimenti, no? E si ritorna al solito discorso di come si fa in animazione a mostrare un qualcosa che non ha una vita, a provare delle emozioni. E ho notato anche tutta una serie di sottigliezze, come i movimenti, la velocità con cui vengono fatti, che comunque conferiscono in parte un po' queste emozioni, e di sicuro non deve essere stata una cosa facile. Oltre a, dall'altra parte, fornire delle gag che sono state le più divertenti del film, perché è animato in un modo pazzesco, quindi dai voli che si fa al modo in cui si muove è veramente top. Quello è incredibile. Sì, perché poi Ian praticamente costruisce un fantoccio e glielo mette sopra e in più il padre viene legato con un guinzaglio da cani per poterlo trascinare in giro e quindi questo dà vita a gag veramente divertenti e animate in maniera veramente pazzesca. Sì, quindi da questo punto di vista in realtà è un elemento che funziona veramente bene all'interno della narrazione, anche perché come era un po' per I Lost My Body, non è creepy, cioè almeno a me non ha dato la sensazione di qualcosa di spiacevole, di gore, cioè assolutamente, anche perché no, c'è un cerchio magico sopra la cintura e quindi in realtà è stato divertentissimo. Sì, ma poi comunque anche con questo effetto della luce dell'incantesimo che, cioè, non è proprio tagliato netto. No, infatti. Quindi comunque, diciamo, schifo non fa schifo, ecco. E in più è divertente ed è stata comunque effettivamente una gran sfida dare espressività ad un essere vivente praticamente senza braccia, senza faccia, quindi gran parte della potenza espressiva che poteva avere il personaggio non hanno potuto sfruttarla, quindi in realtà hanno fatto un gran lavoro, perché comunque si capisce anche quando, da come cammina, se è preso bene, se è preso male, se è più incerto, che non capisce quando non si trova, perché ovviamente viene un po' guidato e tirato dai figli e lo accompagna nella loro quest, però ovviamente non sente e non vede, quindi non è che si rende proprio conto di quello che gli sta succedendo attorno. Sì. Però nonostante riesce a trasparire la personalità del padre. Sì, forse sicuramente traspariscono le emozioni che prova, secondo me, più che la personalità, perché la personalità, diciamo, che viene più raccontata
dai due fratelli all'interno del film di com'era, eccetera. E chiaramente poi tu la vai a sovrapporre a quelle gambe che stanno cercando di capirci qualcosa solo con il senso del tatto, praticamente, perché tutto il resto è andato a farsi friggere. E tornando un attimo al contesto, comunque il fatto che ci sia la tecnologia non toglie comunque il fatto che ci sia anche una tecnologia anni 90. Cioè, mi spiego, Ian ha lo smartphone, però intanto ha ancora il registratore con le musicassette dove il padre aveva registrato dei messaggi, no? E questo è molto bello perché comunque, appunto, è un contesto che porta sullo schermo tantissime reference al mondo. Anche anni 90 e nerd di quegli anni. Sì, e da questo punto di vista a me viene in mente che sarebbe stato bellissimo se avessero comunque dato anche un'impronta diversa proprio alla tecnologia, che ok, noi la conosciamo molto bene, però trovo sempre interessante il fatto che se stai creando un mondo in cui la tecnologia viene scoperta per la prima volta e non è questo mondo, è interessante vedere come potrebbero scoprirla, perché non è detto che seguirebbero il nostro stesso percorso, quindi magari possono scoprire la comunicazione, però magari non scoprono mai la miniaturizzazione, quindi alla fine hanno i comunicatori che sono delle robe enormi, però che possono effettivamente comunicare da città a città e quindi avere uno sviluppo anche più interessante della tecnologia. Mi viene per esempio in mente Naruto, che quando si parla di queste cose è sempre fantastico, perché non è che in Naruto la tecnologia non ci sia, però ha subito uno sviluppo e una scoperta diversa da quella che può normalmente essere capitata per l'essere umano, banalmente. Sì, invece lì troviamo proprio palese tutta la Sì. tecnologia che abbiamo avuto noi, con alcune reference Anche bonus sì. a tecnologia anni 90. Sì. E devo dire che dei personaggi mi è piaciuto abbastanza il rapporto che hanno i due fratelli. È un po' scontato che uno sia quello introverso e l'altro sia quello estroverso, però comunque ho trovato interessante quanto sia incoraggiante e positivo il personaggio di Barley. Un po' scontato che Ian, da introverso, sia anche quello mingherlino, che ha poca fiducia in se stesso e diciamo tutto il range di stereotipi che stanno attorno al personaggio timido. Però mi è piaciuto invece il rapporto che ha con Barley, come Barley si sia sempre comportato da buon fratello maggiore, spingendolo a crescere, a credere in se stesso, ad andare sempre avanti. Sì, Barley risulta un personaggio che è estremamente positivo, forse anche troppo, nel senso che quando Ian scopre di avere il dono mentre Barley non ce l'ha, in realtà io mi sarei aspettato in quel momento che nascesse della gelosia, che poi magari si sarebbe trovata più avanti, e invece no, semplicemente Barley è anche in modo un po' utopico, un personaggio veramente positivo. E che, cioè, vabbè, per carità, io a me piace lo scontro, quindi che loro poi, cioè, che questo potesse anche essere usato come motivo per metterli un po' uno contro l'altro, però in realtà Barley si risulta essere veramente un personaggio davvero molto, molto buono e molto generoso, e a cui piace proprio quasi guidare le persone, in quello che crede e in quello che conosce. Sì, forse è vero che è troppo positivo, però comunque l'hanno, diciamo, risolta come lui non prova gelosia, ma prova intenso interesse, quasi come fosse già un fan di Ian in quanto mago. Posso dire che diventa quasi come se fosse un professore. Per fare il professore Molto comunque, entusiasta, sì. esatto, devi comunque saper vedere le potenzialità nei tuoi studenti ed esserne felice per loro. Non è che puoi dire, ah, guarda, io vorrei averlo io, quel talento lì. Quindi diciamo che è proprio un maestro di magia, lui. Sì, da grande esperto di magia passa la conoscenza a Ian. Sì. Sì, e mentre che Barley spiega a Ian come controllare la magia, si vede un po' il concetto che viene spiegato all'inizio del film, che la magia comunque è difficile da controllare, che è un motivo carino per cui poi il mondo si è evoluto come si è evoluto. E quindi
c'è solo, c'è praticamente la dimostrazione che non è facile da gestire nel personaggio di Ian. Sì, circa, nel senso che effettivamente non sarà una cosa facile, però se Ian ce l'ha fatta in meno di 24 ore, forse non è così difficile. Diciamo che la difficoltà, soprattutto poi per una cosa che succede alla fine, diciamo che questa difficoltà non è stata proprio pensata benissimo, secondo me. Sì, e quindi il film da una parte è questa quest alla ricerca della pietra della Fenice e dall'altra parte è anche un po' una sorta di romanzo di formazione, perché Ian si trova comunque nel periodo dell'adolescenza, un periodo di crescita in cui è confuso un po', non sa chi è, e quindi in quest'ottica è anche un film di formazione. E proprio in questa sua formazione a Ian manca molto il padre, perché comunque i genitori devono essere delle figure che accompagnano nella crescita i figli, e Ian si sente un po' perso per questo motivo anche. La madre, come si vede nel film, è brava, è una madre affettuosa ma anche coraggiosa, incoraggiante, però manca la figura del padre. La madre esce con un poliziotto centauro, però il rapporto tra i patrigno e i figli non è un granché, e quindi comunque manca l'affetto di un padre a entrambi i figli. E passando all'estetica del film, è un'estetica molto realistica. Il rendering è abbastanza fotorealistico, sebbene comunque gli oggetti rappresentati non siano del mondo reale, ma siano del mondo fantasy, l'estetica che gli viene data è molto fotorealistica. Sì, c'è tipo all'inizio c'è l'inquadratura di un fornello che viene acceso, boh, cioè sembra quasi una ripresa davvero. E legato a ciò si lega la qualità tipica di Pixar, che anche in questo caso non manca: effetti incredibili, modellazioni stupende, animazioni fluidissime, niente da dire da questo punto di vista. È la classica qualità che contraddistingue bene o male ogni prodotto Pixar. Sì, hanno usato lo standard di qualità alto a cui ci hanno abituato. Non ho trovato di particolari innovazioni tecnologiche per questo film qua. No, effettivamente non c'è niente che forse ha spinto a dover inventare un nuovo tool per fare il mare piuttosto che i capelli, piuttosto che qualcos'altro. Sì, anche perché comunque il design della magia non è che richiedesse particolare tecnologia per essere realizzato. Pensato così, no. Magari se pensato in un modo più particolare avrebbe potuto richiedere un qualcosa di più specifico da essere progettato dal punto di vista software, rendering, eccetera. Sì, un po' come in Inside Out avevano dovuto creare una tecnica per poter fare il rendering del personaggio di Joy, mentre qui comunque la magia è fatta di raggi di luce particellari, sì, non è niente sì. sconvolgente. No, infatti da questo punto di vista non fa passi avanti, a differenza di ogni film, diciamo, di punta della Pixar. Sì, ottima qualità senza particolare innovazione. E passerei a parlare un attimo della fotografia, appunto perché ci sarà Sharon Callahan alla view, e la fotografia è molto colorata, molto carica, divertente. Ha ragione, comunque, non è a caso, è molto colorata perché è un mondo che vuole essere molto fiabesco da un certo punto di vista, perché sì che è fantasy, però non è un fantasy dark, monocromatico, quasi alla Signore degli Anelli, per dire. È un fantasy molto colorato, quasi che fosse uscito dal libro delle fiabe. Quindi devo dire che ci sono moltissimi colori, ma che sono perfettamente contestualizzati. Ci sono anche colori molto accesi che normalmente non si vedono, il viola e il rosa. Diciamo che creano un bel mix. Sì, e la palette dei colori parte da
colori più tenui per la parte più casalinga e familiare dell'inizio del film, per trasformarsi in una palette molto più carica e colorata nella quest centrale e per poi ritornare ad una palette un po' più neutra verso il finale. Quindi comunque anche le scene clou, quelle della quest con tanta magia, hanno anche una caratterizzazione parecchio forte dal punto di vista visivo. Sì, per renderle quasi più magiche. Sì. E una curiosità parecchio interessante è che, visto che i due personaggi, Ian è molto più ordinato, preciso, anche chiuso, diciamo, mentre Barley è molto più... esplosivo. Sì, energico, casinista, disordinato. Hanno cercato di riflettere anche questa cosa nel tipo di lenti e di inquadrature che hanno usato per i due personaggi. Quindi le inquadrature che riprendono un primo piano di Ian saranno quasi sempre simmetriche, con Ian al centro, con lenti che sono dei 40 ai 50 mm e con dei movimenti di camera molto stabili e ben calibrati. Mentre su Barley è un po' il contrario, quindi i movimenti sono anche molto più da steadicam, che si muovono molto di più, e le inquadrature non sono sempre simmetriche e centrate. Sì, queste sono le figate che a me piacciono dei film, sono soprattutto le cose che, a meno che non lo fai di lavoro, di studiarti i movimenti di camera e le lenti da usare per delle scene, non lo noterai mai, penso. Perché sono quei dettagli che alla fine ti fanno pensare, ah ok, è un ottimo film, e poi dici, però perché? Voglio dire, sono quei dettagli che non urlano, non si fanno notare, non vogliono essere buttati in faccia, però che poi fanno in realtà molto del loro e fanno veramente la differenza in termini di qualità, perché sono tutte cose che passano nel nostro subconscio praticamente. Sì, e poi noi adesso stiamo particolarmente sottolineando questa cosa perché comunque nessuno di noi è particolarmente dentro il mondo appunto dei movimenti di macchina in modo così specifico, però in realtà il cinema o comunque il design, la progettazione è fatta di queste cose perché agisce tutto a livello subconscio in un modo o nell'altro. La palette di colori, le forme, le dimensioni, tutto quello che potete vedere e sentire agisce a livello subconscio, quindi in realtà la cosa che è veramente figa del poi andare a scavare in queste cose è che si scoprono queste robe strafighe, cioè del fatto che si pensano anche i movimenti di camera in base alla personalità dei protagonisti che vengono inquadrati. Mentre dall'altra parte mi ha lasciato un po' in dubbio in realtà quella che è la colonna sonora. Vabbè, non sono un espertone, ascolto tante colonne sonore e mi piace farlo, però non me ne capisco molto di musica. Però non ho notato niente di particolare all'interno della colonna sonora di Onward. Non è sicuramente brutta, non è sicuramente fatta male, però non ho notato quel tocco magico che uno te la fa rimanere in testa e che due accompagna le scene in un modo un po' più preponderante. Questa mi è parsa una colonna sonora molto di situazione, molto in linea e molto standard con quello che succede a schermo, cosa che in realtà poteva essere sfruttata anche qui utilizzando il contrasto che c'è fra i due, perché comunque non c'è nessun leitmotiv o nessuno strumento musicale che rappresenta un personaggio piuttosto che un altro, quando invece si sarebbe potuto magari, che so, utilizzare la chitarra elettrica per Barley e il violino per Ian, che so io, in modo da creare contrasto anche a questo punto e poi avere anche la possibilità di andarli a mischiare per creare proprio quello che è il tema del film. Sì, anche riguardo al tema musicale io non l'ho notato più di tanto, il che può essere positivo o negativo a seconda dei punti di vista. Io non ho fatto troppo caso alla colonna sonora, ecco. Sì, non rimane impressa come Up o come Inside Out, sì, o come Ratatouille. Che c'è il tema musicale o il motivetto, sono quelle 4-5 note che poi si ripercuotono in tutto il film e che comunque ti rimangono un po' nel cuore. Tornando alla fotografia, una delle scene che Sharon Callahan ha detto che ha trovato più divertente realizzare è quella dove i due ragazzi
vengono, diciamo, fermati dalla polizia quando sono per strada, ed è una scena molto cupa, molto buia. Le uniche luci che ci sono praticamente i fari della macchina della polizia e le sirene, quindi blu e rossa, che girano. E il mood effettivamente che sono riusciti a creare in quella scena lì è davvero molto particolare, molto che crea anche molta tensione. Sì, e che diciamo sta a simboleggiare anche il fatto che i due ragazzi sono, diciamo, in torto, perché ovviamente stavano scappando dalla polizia, e che quindi, diciamo, ha anche tutta una serie di simbolismi per il fatto che loro sono completamente in luce, abbagliati da questa luce, mentre i poliziotti sono in controluce, con solo fondamentalmente i bordi del corpo illuminati, non si vedono bene in faccia. Insomma, bello anche il discorso che faceva sul fatto che non è comune utilizzare queste soluzioni di fotografia nel mondo dell'animazione, perché comunque tutto il mondo tridimensionale che viene creato attorno alla scena viene fondamentalmente eliminato in questo modo, e ovviamente dispiace, chiaramente. Sì, diciamo che se uno costruisce tutto un set, di solito vuole illuminarlo con tutte le luci possibili e immaginabili per vedere bene ogni minimo dettaglio. In realtà lì hanno invece fatto il lavoro contrario, in cui hanno fatto una grande sottrazione di luce per lasciare veramente pochi punti importanti e mettere in risalto veramente la tensione della scena, anche perché è una scena parecchio importante per lo sviluppo della relazione tra sì. I due fratelli. E quindi direi che possiamo passare alla parte spoiler. Quindi, se avete visto il film, potete continuare a stare con noi tranquillamente. Se non l'avete visto, vi invitiamo comunque ad andarlo a vedere, a recuperare, e poi tornate e godetevi anche la parte con spoiler. Pronti? Avete fatto tutto, fermato, perfetto. Allora, dunque, parte spoiler. Vabbè, c'è anche nel trailer parte della taverna della Manticora, però diciamo che è un po' il punto di partenza da cui partirà la quest, grazie alla cartina disegnata sul menu famiglia di questo posto. E devo dire che però in realtà la taverna mi è parsa un'ottima idea, perché è il punto di partenza e mostra proprio quello che è stato il degrado del mondo fantasy per entrare nel puro commerciale, e di come questo poi vada a liberarsi con la Manticora che sfascia tutto e dà fuoco a tutto, ricordandosi dei bei tempi andati in cui faceva proprio baldoria e mandava all'avventura i prodi cavalieri, elfi e nani che arrivavano da lei. E quindi mi è piaciuto vedere anche come a livello di grafica stampata ci sia stata l'evoluzione proprio da quella che è la cartina, bella, proprio quella stile Signore degli Anelli con tutti gli alberi, le montagne, tutta ben disegnata in chiostro, bellissima, fino ad arrivare al menù per bimbi stampato su carta bianca tristissima, con proprio solo un colore, perché è tutta da riempire, da colorare, però di quei menù bambini che sono proprio da McDonald's, tantissimo. E bellissima anche la scena in cui la nostra Susan ha già risolto l'indovinello. Vabbè, non si chiamava Susan, però l'idea della Manticora, devo dire, è stato un ottimo punto di partenza, che purtroppo poi è andato a perdersi un po' con le successive quest, che diciamo erano un po' più banalotte, ecco. Sì, la prima, quella di andare a recuperare la mappa, è effettivamente la tappa più divertente, più significativa e più particolare di tutto il viaggio. E il personaggio della Manticora è veramente fantastico, cioè a me è piaciuto un sacco come all'inizio tenga molto sotto controllo questa sua irascibilità che è tipica della sua specie, diciamo, e invece poi quando si scatena dà sfogo a tutta la sua rabbia, la sua energia, e poi anche comunque come si evolva durante la trama insieme alla madre e il suo personaggio. Quindi la Manticora e la madre partono insieme alla ricerca dei figli, perché la Manticora non ha detto della maledizione che avranno se prenderanno la pietra della Fenice. E in tutto il percorso c'è anche un po' questo
Non so, ad esempio, che la manticora dice: ah, dovrei esercitarmi di più le ali tutti i giorni, no? Si è impigrita, diciamo, per colpa della società contemporanea e quindi è un po' fuori dai fasti di un tempo. Sì, poi successivamente alla manticora c'è la parte dove finiscono la benzina e ci sono le fatine, non molto magica come evento. Poi dopo che hanno la benzina fanno l'inseguimento con le fate, dopodiché li ferma la polizia, dopodiché ballano davanti al distributore. Insomma, tutta questa serie di eventi non particolarmente magici, anzi quasi per niente, e che non sembrano le geste eroiche di un'avventura fantasy, diciamo che sono un po' un buco abbastanza grande all'interno della narrazione del film e della scrittura che perde anche di interesse perché alla fine sono cose veramente banali da un certo punto di vista. Sì, non Cioè, ci sono prove molto difficili da superare. e per quanto siano realizzati bene l'inseguimento, divertente, eccetera, non lasciano granché. Anche il momento in cui comunque Ian scopre che il fratello lo ritiene uno spregiudicato. Non lo so, a me non ha colpito più di tanto, non mi ha lasciato granché il fatto che Ian mentisse al fratello, non lo so, non l'ho vista come una cosa così grave Sì, hanno da voluto. sconvolgerlo così tanto. Sì, hanno voluto inserire un po' un punto di litigio tra i due fratelli per creare un po' la rottura all'interno della trama e non renderla in questo viaggio idilliaco, però in realtà ha lasciato un po' così come situazione. Sì, Ok, hanno creato un po' il presupposto per la crescita del rapporto tra i due fratelli, però appunto vere sfide e momenti bassi nella trama non ce ne sono. no, cioè per dire, non loro magari si fanno il broncio per un po', però non è che uno se ne va per una strada e l'altro se ne va per l'altra. Sì. Non si lasciano da soli, per dire. Ritorno al fatto della gelosia che invece poteva andare a calcare ancora di più questo momento, no? Successivamente c'è la scena del ponte che già risulta essere un po' più Sì, interessante. è molto meglio quella scena lì. Esatto, perché comunque c'è il fattore altezza, c'è il fattore corda, e c'è il fattore corda che si slega che è divertentissimo e qui va bene. Ce la fa un po' troppo al pelo, secondo me, sul finale. E non è forse il modo ideale in cui si potesse chiudere la scena, perché è quasi ridicolo che riesca a tenersi una volta che fa il passo nel vuoto, quindi magari poteva arrivare di là tranquillo, girarsi e scoprire di non avere la corda, e allora magari lasciava il fratello dall'altra parte senza abbassare il ponte, per Ma io ho dire. trovato anche un po' banale che appena tirato giù il ponte e passato con la macchina arriva subito Bronco. Sì, il poliziotto. Cioè, boh. Cominciano Li ha trovati proprio l'inseguimento. Sì, sì, subito. sì. Per quanto loro si fossero inerpicati su per le montagne, li ha trovati subito. Giustamente. Però poi la cosa delle statue dei Sì. corvi che vanno seguiti, in realtà quella è molto interessante. Certo. Ed è anche, diciamo, il momento dell'addio al furgoncino di Barney, che in realtà è molto Barley. bello. Barley, chiedo scusa. E che anche lì musicalmente è tipo l'unico momento che mi ha colpito perché effettivamente mette la cassetta della lode al Valhalla e con questo furgoncino che vola incredibilmente, scena pazzesca, prende il sole, diventa l'unicorno incredibile che salverà la situazione e fa crollare la montagna. Diciamo che appunto dal momento del ponte diventa un po' più fantasy questa avventura. Fino ad arrivare all'indovinello dei corvi, andare a seguire le statue, la direzione in cui puntano, fino ad arrivare nella galleria in cui diciamo c'è il momento barca, molto alla In viaggio con Pippo, in cui i due fratelli si parlano e si scopre in realtà per la prima volta il motivo della morte del padre, che è diciamo uno dei punti forti del film, se vogliamo, ovvero il fatto che il padre è fondamentalmente morto di cancro. Non viene specificato chiaramente qual è, però è il quarto ricordo di Barley del fatto di non essere riuscito a salutare il padre, perché gli faceva paura, perché era attaccato a tutti i macchinari. In realtà è una cosa molto forte, ed è molto forte perché è in realtà un evento molto sentito dai registi.
Sì, perché il regista Dan Scanlon ha appunto vissuto questa cosa da bambino, quindi lui non ha mai conosciuto suo padre perché è morto quando lui era molto piccolo e quindi ha voluto portare questa storia autobiografica all'interno di Onward. E questo è un elemento di forte realtà che contrasta davvero tanto anche con tutto il mondo, della magia e del fantasy. E che è molto forte, cioè di solito comunque nei film d'animazione, non è il primo film d'animazione in cui muore No, un anzi, è pieno. genitore o due, però di solito spariscono per l'incidente in auto, l'incidente in Sì, è barca. molto veloce come scomparsa dei genitori di solito. Sì, non viene mai rappresentata l'avvenimento che in realtà avviene di più nella realtà, che è quello della malattia e di come sia difficile e doloroso accompagnare il malato nei suoi ultimi giorni. E in questo Barley anche è bello come comunque sia un personaggio molto ottimista per tutto il film e poi lo vediamo invece in questo momento davvero molto profondo e triste in cui racconta questo ricordo a Ian. Sì, si crea veramente un bel contrasto, un momento veramente molto bello e si nota proprio anche verso la fine del film. Il film emoziona tanto, commuove proprio sul finale e credo che sia proprio per il fatto che è una cosa molto, molto sentita dai registi. Probabilmente non tanto quanto l'ambientazione. Infatti, secondo me c'è stato un po' uno scontro tra queste due cose, tra queste due idee che non sono poi combaciate alla perfezione. Sì, tra il voler raccontare una storia di perdita, il volerlo fare con questo pretesto di poter rivedere il padre, banalmente dalla domanda che cosa potrebbe succedere se io potessi rivedere mio padre almeno un giorno, da questa domanda qui, e poi come è stata invece sviluppata con tutto il contesto fantasy e fantastico. Però non toglie questo comunque la potenza No, è e la vero. particolarità della causa della morte del padre. Ma infatti il finale colpisce molto, al di là dell'ultimo rocambolesco cubo di gelatina, incredibile, anche se anche lì niente di nuovo, però diciamo che tornano al punto di partenza, trovano la gemma e arriva la maledizione della gemma che fondamentalmente gli impedisce quasi di rivedere il padre e il finale stupisce dal punto di vista emotivo, appunto, sul finale commuove veramente. Sì, ed è molto bello che Ian rinunci a vedere il padre, ad incontrarlo proprio, e lasci invece il tempo a Barley di dire quel saluto, quell'addio che non aveva avuto il coraggio di dire quando il padre era ancora in vita. Perché sono situazioni comunque molto, molto difficili da affrontare emotivamente, e se uno non le affronta al pieno di quello che vorrebbe, alla fine comunque si porta quasi sicuramente Il un rimpianto. rimpianto Sì. per tutta la vita. E è stato quindi molto, davvero molto bello che Ian abbia deciso di lasciare il tempo a Barley di curare questo suo Sì, rimpianto. sì, sì. E d'altra parte è bello anche come si risolve fondamentalmente la linea narrativa di Ian, che invece scopre fondamentalmente che in realtà la sua figura paterna è sempre stata Barley per tutta la sua vita. Sì, secondo me non è proprio una figura paterna, però comunque ha capito che in realtà l'affetto che stava cercando nel padre scomparso l'ha sempre fondamentalmente ricevuto Sì, da Barley. esatto. E forse non se n'era mai reso conto. E quindi questo suo rendersi conto anche qui mi è piaciuto molto. E dà tutto un altro spessore al loro rapporto. E quindi devo dire che si è chiuso nel migliore dei modi. Peccato per la parte intermedia. Sì, si è concluso in un modo non scontato e dando particolare forza al fatto che per
per quanto ci siano, diciamo, delle figure base che uno si aspetta di avere, il padre, la madre, eccetera, lo stesso affetto si può anche trovare in un fratello, in un amico, in una nonna, in un nonno, e che si può quindi trovare la famiglia anche al di fuori dei canoni base che ci dà la società e la natura. Sì. Ed è anche bello capire da dove nasce tutto l'ottimismo di Barley, il fatto che comunque abbia il rimpianto di non aver affrontato la sua paura ad un certo punto della sua vita e quindi abbia poi affrontato tutto il resto della sua vita con estremo coraggio alla buttati e prova per non avere mai rimpianti. Sì, si è promesso di non farsi sfuggire mai più niente, fondamentalmente. Sì, e come dice anche al fratello, a me è rimasta molto impressa quella frase: non sarai mai pronto, buttati. Sì, vero. Tra l'altro anche il cercare quello che si pensa di cui aver bisogno e poi in realtà avercelo a fianco viene anche rappresentato un po' da tutta la struttura del film. Questa cosa mi è piaciuta perché loro partono alla ricerca della pietra della Fenice, ma poi si ritrovano praticamente a scuola. Quindi fanno tutto un giro per poi ritrovarsi da dove sono partiti. E Ian fa la stessa cosa, fa tutto un giro introspettivo per poi ritrovarsi al punto di partenza, per rendersi conto che quello che stava cercando in realtà è sempre stato lì accanto a sé. Sì, poi a livello di struttura proprio del film ci sono dei rimandi che partono proprio dall'inizio da robe che non ti aspetteresti mai di ritrovare, tipo la mamma che fa ginnastica e poi farà ginnastica anche sul drago, cosa che non è che mi sia piaciuta tantissimo, che abbia fatto proprio i passi tipici, però come idea all'inizio mi è piaciuta, poi la realizzazione non è stata al massimo, però vabbè, questi dettagli. Comunque è proprio pieno di questi riferimenti, di questi dettagli che arrivano all'inizio del film e poi vengono ripetuti alla fine del film. E forse una cosa che è mancata un pelo e che poteva essere approfondita era il personaggio del padre. Cioè, hanno voluto spingere la trama in modo che comunque Ian si rendesse conto che non aveva bisogno di un padre perché aveva Barley. Però il personaggio del padre o la memoria del padre sembrava che sarebbe stata ricostruita all'inizio del film. Infatti Ian incontra anche un vecchio amico di suo padre in un bar, però poi non viene approfondito più di tanto nel corso della trama, il che forse è un peccato da quel punto di vista. Non so, io però in realtà ritengo che sia molto voluto il fatto, anche quel primo incontro che ha avuto con l'amico del padre era proprio per darti l'imbocco del fatto che ci sarebbe arrivato. Invece secondo me è stato proprio studiato in modo che dopo quel momento fondamentalmente non si sapesse più nulla del padre e anzi si cominciasse a parlare di Barley e di Ian piuttosto che del padre, in modo da concentrare il tutto sul loro rapporto. E questo in realtà si completa poi con il quarto ricordo e i tre ricordi vengono detti all'inizio, quindi in realtà si chiude proprio un cerchio piccolissimo che è costruito attorno al padre. Non so, sì, sarebbe stato sicuramente interessante vedere quella che era la personalizzazione del padre, però in realtà credo che la scelta di concentrarsi molto sui personaggi principali non sia stata negativa, nel senso che effettivamente il tempo che è stato concesso al loro sviluppo l'ho trovato giusto, non è stato troppo breve, non sono stati approfonditi poco, non sono stati troppo approfonditi, quindi secondo me da questo punto di vista c'è un buon bilanciamento. Sicuramente è chiaramente una cosa che ti manca, no? All'interno del film viene proprio creato il vuoto in quel particolare punto per non farti sapere altro, che è un po' quello che prova Ian. Sì, riflettendoci anche adesso, penso che derivi anche da una rassegnazione del regista, il fatto che comunque nella realtà lui il padre non lo potrà mai vedere. Esatto. E che per quanto si possa porre la domanda che cosa succederebbe se io potessi incontrare mio padre almeno per un giorno, in realtà non lo incontrerà mai e quindi forse anche per questo ha deciso in realtà di non farlo nemmeno incontrare a Ian e di non mostrare nemmeno il volto a parte nelle fotografie. E trovo anche che sia una scelta coraggiosa e
e che sia anche importante da fare in certi film, il fatto che devi rinunciare a qualcosa ogni tanto, non puoi sempre avere tutto. Ed è per questo che trovo estremamente sbagliato un dettaglio del finale di Moana, che non sto qui a dire perché ovviamente è spoiler. Sì, quindi da questo punto di vista un film che fa anche molto riflettere su se stessi e su chi si vuole essere, su quali possono essere le cose che uno vuole fare ma che magari non ha mai il coraggio di fare o di affrontare o di iniziare. Sì, e tutte queste cose devo dire che ci sono nel film, ma sono, devo dire, un po' sotterrate. Non so come dire, non escono tantissimo alcune all'interno del film. E appunto, non è un film che riesce completamente in tutto quello che si era preposto e rimane un po' una via di mezzo tra un film che vuole dare un messaggio estremamente importante e che è estremamente sentito e che in parte si sente, soprattutto sul finale, e un mondo creato con un concetto estremamente interessante ma che non riesce a svilupparsi appieno e che non è pensato fino in fondo, fin dove era necessario. Sì, quindi forse dovevano essere due film. Uno che si dedicasse completamente alla parte fantasy magica e l'altro... No, non credo che sia, che potrebbe essere questa la soluzione di dividere le due cose. Il fatto che ci sia la magia viene usato come scusa per dare la possibilità di risolvere questo conflitto in un modo impossibile, in un modo idilliaco. E quindi ci sta perfettamente. Trovo però che siano state spese poche risorse sul film, perché sicuramente con più lavoro e più lavoro sulla storia, che nel punto centrale rimane molto povera, si sarebbe potuto tirare fuori veramente un ottimo film, perché vedo mancanze un po' da entrambe le parti. Da una parte che arriva solo alla fine e sembra quasi voler chiudere tutto un po' in fretta, e dall'altra che non sia stato finito fino in fondo e siano stati usati degli asset che erano già presenti in casa Pixar. E questo deriva anche dal fatto che Onward è di fatto un po' il film di serie B della Pixar, perché se immaginiamo Pixar come una linea di produzione, Pixar al momento ha due linee di produzione, una di serie A e una di serie B. Serie A fanno parte i vari Toy Story 4, Inside Out, film per cui vengono investiti grandi budget, per cui vengono scelti i registi migliori, per cui il reparto di ingegneria lavora costantemente per trovare nuove soluzioni, per fare effetti sempre migliori e per cui viene anche concesso, diciamo, il potenziale creativo di inventare nuove cose a livello proprio di ingegneria software. E poi ci sono i film di serie B che sono film tipo Il viaggio di Arlo, Monsters University, Cars 3, eccetera, che sono film che vengono, diciamo, confezionati con il livello medio di qualità disponibile a Pixar, che è comunque un livello molto alto se lo vediamo in relazione al mercato generale di quella che è l'animazione, e che però non riescono veramente totalmente a colpire nel segno di quello che si propongono. E devo dire che per un messaggio di questo tipo, che quasi mai si è visto in Pixar, solo in Up c'è una persona che ha problemi di salute e che quindi muore fondamentalmente di vecchiaia, di non si sa bene di cosa, all'interno di Up. Però diciamo che è molto diverso, non è visto in maniera così approfondita, senza parlare ovviamente di quell'introduzione spettacolare che ha Up. E quindi mi spiace veramente, perché è un'occasione anche dal punto di vista di un regista che sta provando, diciamo, ad emergere anche in casa Pixar, perché è lo stesso regista che ha diretto Monsters University, anche in questo caso un film non troppo incredibile, e che lo vedo che mettendosi così tanto all'interno di un film, il fatto che non sia riuscito completamente magari in quello che voleva, mi spiace molto, onestamente. Sì, io direi che quello che voleva dire probabilmente l'ha detto, però nel contesto di un film che non fa check di tutti i tasselli necessari ad essere un capolavoro. Sì. E
Beh, mi piace la magia, il mondo fantasy, ci sono molto appassionata, quindi da quel punto di vista lì mi dispiace anche un po'. Di positivo c'è che sembra che almeno i film di serie B non siano il 2 e il 3 di precedenti sì, capitoli e stiano invece un po' uscendo da questo trend di fare i capitoli successivi di franchise già iniziati, perché il prossimo sarà Soul, che sembra un po' dello stampo di Inside Out, ma non abbiamo visto assolutamente niente, no, non nulla, vogliamo vedere nulla. Niente. Diretto da Pete Docter, quindi sarà sicuramente, cioè almeno le aspettative sono altissime. Eh sì, perché è uno dei registi di punta, migliori, se non forse il migliore di Pixar. E poi invece ci sarà Luca, che sembra molto anche promettente, molto pazzesco. E quindi sembra comunque che almeno vogliano uscire un po' dai franchise già aperti. Non è detto, perché speriamo. Comunque Gli Incredibili 2 è uscito l'anno scorso, quindi diciamo che forse sì, forse no, anche se comunque se tutti i sequel sono come Gli Incredibili 2 va benissimo. Anche come Toy Story 4. Anche come Toy Story fine. 4, certo, anzi, i sequel se vengono pensati bene possono essere degli ottimi film e superare quasi addirittura i precedenti. Però è chiaro che se vengono fatti come riempitivo e come modo per tirare su soldi, non sono proprio il massimo. Sì, ecco. Deve esserci anche un po' comunque aria di novità. Cioè. Poi per quanto riguarda Luca, la regia di Enrico Casarosa, il regista del corto La Luna, diciamo che è interessantissimo, anche perché è un film ambientato in Italia, girato da un italiano, cioè perfetto, cosa mai potrebbe andare storto? Speriamo che anche nel caso di Luca non facciano la scelta di, diciamo, tagliargli le risorse al film, speriamo. Sì. Perché l'impressione con questo Onward è stata proprio questa. Sì, aver forse speso meno tempo a risolvere un po' i problemi che poteva avere. Sì, meno tempo nella stesura della sceneggiatura, meno tempo nello sviluppo dell'ambiente, nella progettazione degli spazi per renderli adatti, appunto, come si diceva, a tutte le varie dimensioni e necessità dei personaggi. Quindi diciamo che da questo punto di vista purtroppo non c'è stato il lavoro che avrebbe necessitato questo film. Un ottimo film, divertente, commovente, forse non il migliore in casa Pixar, però comunque un buon modo per passare una serata divertente. Sì, sicuramente, ironicamente gli manca un po' di magia. Quindi sì, assolutamente non è un film ignorabile di Pixar, assolutamente è consigliato. Purtroppo ci sono state delle mancanze qui e lì. Sì. Però diciamo che non diamo mai voti noi, numerici. Diventerebbe troppo difficile. E poi sanno di review, sanno di roba ufficiale, noi siamo solo due scampaforca che parlano così tanto per parlare. Benissimo, direi che abbiamo sviscerato comunque il film un po' in tutte le sue parti. Fateci sapere anche cosa ne pensate voi nei commenti o su Twitter, su Instagram. Esatto, usate il social che più vi aggrada, noi saremo sempre lì per rispondere, discutere, diteci cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, se l'avete visto, se non l'avete visto, eccetera eccetera. Iscrivetevi sulla vostra piattaforma preferita per non perdere i nostri aggiornamenti e le prossime puntate. Mettete la campanella, insomma, tutte quelle cosine belle che tanto vi dicono in tutti i video, quindi le sapete a memoria. Condividete quelle cose lì, no? Sì, condividete tutto. E noi ci vedremo in un prossimo episodio. Facciamo spoiler su cosa sarà? Meglio di no. Disonore su di te. E non diremo altro. Benissimo, vi ringraziamo moltissimo per aver seguito questo episodio e noi ci vedremo in un prossimo podcast su Funzione Animazione. Ciao a tutti. Ciao.